Rosanna Rosi. Eccomi, eccomi. Benissimo. Alfredo De Pace. Presente. Ottimo. Martano Capitini? Assente. Martano Capitini non risponde. Gli mettiamo asterisco. Solo prego. Allora vai di Battisti. Dove andate di bello? In dei posti bellissimi. Arna Templare. Andiamo a vedere San Giustino, la Pieve di Ripa e San Bevignate. Complimenti ragazzi. Buona gita e divertitevi. Grazie, buon divertimento a te. Ciao. Oggi confrontiamo il nome di Francesco. Ci occupiamo di Francesco, della sua figura. E lo facciamo con due grandi soli. Giovanni Carroberto, professore ordinario di storia della Chiesa medievale e dei movimenti radicali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Abbiamo spiegato al professore che non leggiamo i commenti, se no non faremo il festival. E un ringraziamento particolare al professor Stefano Buffani, docente di studi francescani dell'Università degli Studi di Perugia, che conosciamo perché è più vicino a noi, lo incrociamo per strada tutte le mattine, che è il segretario della Società Internazionale di Studi Francescani e che dialogherà con il professor Giovanni Gradomello. Grazie, professor Gustavo. Grazie agli organizzatori, sia ai studi scientifici, sia ai sostenitori dell'iniziativa e a chi ha preso questa bellissima iniziativa, a chi ha avuto un notevole eco nella stampa e anche regionale, non solo regionale. Veniamo subito al tema e al compito per me non semplice di intervistare Gradomello, perché il professor Merlo non solo è un'autorità nell'ambito della cristianistica, ma è un personaggio che saprebbe benissimo autogestirsi, però questo è il compito che gli organizzatori mi hanno affidato e hanno affidato al professor Merlo. Comunque procederemo più che come con una lezione magistrale attraverso un'intervista. Dunque sono nelle insolite vesti del giornalista intervistatore e che deve un po', in base alle competenze, porre delle domande. Ora, non è semplice porre domande perché uno quando fa una domanda già ha una risposta e questo sarebbe un gioco che non funzionerebbe assolutamente. Invece cercherò di porre delle domande, sì, l'epo degli studi di Gradomello, ma che nel contempo oltre a essere l'eco sono anche un po' alcuni passaggi della Rana, alcuni passaggi storiografici che maggiormente hanno interrogato la medievistica e il monografo dei bravi studi francescani. Io dico solo questo, alcune parole negli ultimi 30 anni, 40 anni, l'ultima generazione di studiosi francescani hanno segnato la storiografia. Basterebbe dire l'istituzionalizzazione dell'ordine, la metamorfosi, le durezze di Francesco, no? Alcune di queste parole, alcune diciamo sì, legate a quello che noi facciamo dalla Rana, da Cartomello, da Rana, anche da De Bonnet, hanno animato gli studi francescani. Questo per dire cosa? Per dire che gli studi francescani sono innanzitutto un vivacissimo ambito di dibattito storiografico. Domanda che gli studenti fanno più semplicemente, ma perché parlare, come si fa oggi ormai, di frate Francesco d'Assisi, o meglio di frate Francesco e non di San Francesco? Fino a pochi anni fa, anche nelle aule universitarie, se uno non chiamava Francesco con l'appellativo di San Francesco, veniva subito espulso e magari bocciato, perché tu non sai che è un santo. Oggi, uno studente che cominciasse vuol dire San Francesco è nato, verrebbe bocciato a sua volta oggi. Allora, ecco, già intorno, partiamo da questa domanda per capire perché frate Francesco. Grazie Stefano. Queste due ultime parole mi ricordano una canzone che dice i poeti che stanno in creature, invece gli storici che stanno in creature. La distinzione Francesco, frate Francesco, San Francesco, che è stata anche teorizzata da Roberto Rusconi in un articolo che si intitola proprio Francesco, frate Francesco, San Francesco. Questa distinzione nasce proprio nell'ambito della
sul Dovelello, e per esigenze di chiarezza concettuale, quindi concettualmente Francesco dovrebbe essere quello lì che vive prima della conversione. Frate Francesco è il Francesco della conversione fino alla morte, e poi San Francesco è la figura che verrà proiettata nel tempo attraverso la beatificazione del 1928 e quel mare magnum di questioni che sono relative alle fonti, cioè quello che al tempo si chiamava questione francescana e che di cui parlerà sicuramente Jacques Delors più tardi, visto che ha portato di recente un importante contributo su questo tema. Abbiamo ricordato Jacques Legoff, perché non ricordare un altro campione della medievistica, in questo caso della media latinistica italiana europea, Claudio Leonardi. E così si è deciso, insieme a Federico Ferravanti, di inserire questo omaggio a Claudio Leonardi in questa mattinata dedicata alla figura di Francesco d'Assisi. Avendo l'accortezza questa mattina di dire un po' qual era il Francesco di Claudio Leonardi. Del resto era, insieme a Giovanni Orlandi, il più europeo e il più noto dei medio latinisti italiani di questi ultimi decenni. È stato quello che ha viaggiato di più al mondo, che ha anche oltreoceano organizzato imprese scientifiche, ha partecipato a convegni, ha tenuto numerosissime conferenze in giro per il mondo, e al mondo non c'è stato medievista che non abbia conosciuto. Buongiorno. Guarda, la porta quella che entri dentro.
quelli di ieri. I panini saranno quelli di ieri. Qui c'è cannelloni, fa. Ma io ho bisogno, io ho pranzo da mia madre, in teoria. Ma ecco, capito. Però mi sa che mi va più. Non c'è da. No, se lo sa che mi vai a prendere. Dimmi a te. Buon appetito. Grazie. Grazie. Oh, già indietro, ho detto grazie. Quattro. Non mi buttare. No. No, di Cattano. Capite bene che siamo già in ritardo perché i ritmi serratissimi di questo primo festival del Medioevo di Gubbio non ci consentono quarti d'ora accademici. E abbiamo ospite con noi in questo momento Fabrizio Cece, che è, come lui stesso si è definito con me appena poco fa, un assiduo frequentatore degli archivi. Ecco qua, iniziamo dalle cose più semplici. Il cosiddetto danno dato, no? Ci dà anche un po', ci restituisce com'era il territorio. Oggi è difficile sentir parlare un tizio che viene multato perché il suo bue è dato a mangiare l'erba in un campo del vicino. Rara. E quella volta invece era frequente perché il territorio era tutto coltivato, anzi le ville, le frazioni, dovevano eleggere dei rappresentanti annuali tra gli abitanti della villa adibiti proprio al controllo del danno dato, quindi alla denuncia che era avvenuto questo danno, quindi andava quantificato, eccetera eccetera. Dove avvenivano queste condanne a morte? Questa può essere una curiosità per gli agubini e non. Io ho trovato due riferimenti. Uno, un po' così, parla del Ponte della Pergola. L'altra è molto precisa, Monte di Sant'Agostino. Ora, se per Pergola si intende la città di Pergola, che è distantissima e nel 400 occupata dai maleteste, non lo so, ma in quel caso sarebbe lungo la strada della Contessa, tanto lontano non potevano andare. Voglio partire dall'immagine che vedete dietro di me. Questa è la copertina del libro di Marco Ruffini, quasi re, Vita di forte braccio, capitano di Ventura, che vinse il premio Italia Medievale l'anno scorso nella categoria di Torino. Ora Marco Ruffini da poco ci ha lasciato e per noi è stata una perdita molto forte, perché era un amico di Italia Medievale, era un autore apprezzato, il libro era stato molto gradito anche da coloro che avevano partecipato alla premiazione. E quindi stiamo già pensando, adesso poi vedremo insieme all'editore, alla famiglia, di ricordarlo già dall'anno prossimo nelle nostre iniziative. Proprio 2 anni che eravamo nati in un'associazione, a pensare di dare un premio, di inventarci un premio Italia Medievale che non fosse un premio di merito, perché non avevamo i titoli per dare premi di merito a nessuno, ma che fosse un premio di, come dire, come oggi vedete nei festival, no? La giuria critica della stampa e la giuria popolare del televoto. Ecco, noi abbiamo scelto la strada del televoto. Il premio Italia Medievale si è strutturato in 7 categorie proprio per poter offrire tutto quello che si riesce a racchiudere in queste 7 categorie e così far conoscere e far vedere quanta gente contribuisce a diffondere, a divulgare il Medioevo attraverso libri, manufatti, piattaforme multimediali, istituzioni e quant'altro. E così il premio medievale è partito in sordina il primo anno. Già dal secondo anno noi possiamo dire che siamo molto onorati di ricevere una medaglia dalla Presidenza della Repubblica
per il valore culturale di questa iniziativa, che è cosa che ovviamente ci riempie d'orgoglio. Oggi affrontiamo però un tema affascinante che speriamo di riprendere in modo più organico anche nelle prossime edizioni, e perché parliamo delle donne del Medioevo, mogli, madre, streghe ed eretiche. Parliamo anche di temi che ricorrono spesso. Lo facciamo con due importanti autori, professori, docenti universitari: Maria Grazia Di Cortagliani, docente di storia medievale presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Perugia, e adesso c'è Matteo Duni, che invece è docente di storia del Rinascimento, di storia della caccia alle streghe presso le sedi fiorentine della Syracuse University, della New York University. Con questo intervento, Matteo Duni ed io intendiamo parlare delle donne del Medioevo da due particolari punti di vista, ben consapevoli che in un arco di tempo così lungo molte sono state le variazioni riguardo alla condizione delle donne nel Medioevo, in relazione al ceto, alla classe, in relazione ai mutamenti, al momento storico, ai mutamenti. Ora, le condizioni indicate nel titolo, madri, figlie, eretiche e streghe, sono gli estremi di un panorama piuttosto vasto di tipologie, di modi di essere donne, e dalla normalità delle madri, mogli e streghe, la condizione media, per dirla con le parole di Barbero, alla condizione estrema invece delle ribelli che diventano eretiche, che diventano streghe e che ben oltre il Medioevo. E nel mezzo tra questi due estremi che abbiamo indicato ci sono tante altri modi di essere donne, tante altre tipologie, le vedove, le monache, le mistiche, le sante, ne abbiamo sentito parlare, ci sono anche le regine, ci sono le donne colte, quelle che invece sono ignoranti, ci sono quelle che lavorano nei campi, nel commercio, quelle che commerciano il proprio corpo, cioè le prostitute. A tutte faremo cenno. Andiamo andare, un po' come ha fatto Maria Grazia, alle origini dell'Occidente cristiano, a alcuni dei pensatori che hanno gettato le basi poi di quella che sarà la teologia. E San Paolo è chiaramente una figura imprescindibile. Per fortuna Maria Grazia mi risparmia il compito, quindi posso passare direttamente a pagina 2, anzi abbastanza avanti, perché le sue citazioni nella slide PowerPoint ci aiutano. La cosa interessante è che un uomo come Paolo, che pure si esprime così nettamente sul ruolo, sulla limitazione del ruolo delle donne, in realtà è attivo in un momento in cui ancora la gerarchia della Chiesa non si è definita come tale, quindi non c'è ancora una gerarchia, appunto, tra il ruolo del vescovo, il ruolo massimo insegnante di guardiano, e invece gli altri carismi, gli altri ministeri che sono presenti nella comunità cristiana, l'assistenza, la predicazione. E in questa situazione le donne hanno ancora un ruolo attivo, cioè quando Paolo scrive le donne sono ancora molto attive nelle comunità, molto di più di quanto saranno poi nell'alto medioevo, ancora di più del basso medioevo. Questo è un po' un contrasto apparente, o forse si può pensare che Paolo si esprime così proprio perché questa situazione comincia a essere percepita come un problema. Quello di cui io vi racconterò oggi è, grazie al cielo, non tanto la storia dello stereotipo politico, quanto quella dello stereotipo che ha origini in una vicenda famosa e che è passata alla storia per essere la vicenda di una fanciulla di buona famiglia, ottima famiglia, bellissima, bionda ovviamente, con la pelle chiara ovviamente, traviata dalla passione intellettuale, ma non solo intellettuale, per il proprio maestro, e poi sostanzialmente abbandonata in un convento, costretta anzi a un matrimonio non voluto, abbandonata in un convento, il proprio coniuge
seguirà da parte del tutore, cioè dello zio della ragazza Fulberto, canonico di Notre Dame, subirà il massimo della pena corporale per chi abbandona una fanciulla, cioè verrà virato, è noto alla storia, e due amanti saranno costretti a rimanere separati, si scambieranno delle struggenti lettere d'amore. Questo è lo stereotipo. Ritengo sia stato un enorme successo. Di questo siamo grati al dottor Fioravanti e a tutti coloro che a diverso titolo, domani poi lo farò in maniera precisa, sono stati protagonisti di questa importantissima manifestazione. Ovviamente devo ringraziare l'assessore alla cultura, professor Angillotti, così come tutti gli uffici comunali che si sono adoperati. Troppo spesso facciamo questo sport nazionale per cui tutto quello che è pubblico è disastroso, in realtà in maniera molto magari anonima ma efficace abbiamo dimostrato di avere mobilitato insieme a tanti volontari ai quartieri della città, a coloro che animano la città in maniera molto significativa, tutta una serie di appuntamenti che sono stati estremamente brillanti, fecondi, vivaci, interessanti e che hanno veramente dato lustro e inorgoglito la nostra comunità. Ma questo rapporto col Medioevo è un rapporto diretto oppure a un certo momento della nostra storia, soprattutto dell'Occidente, ce lo siamo inventato di sana pianta? Esiste un filtro forte culturale oppure effettivamente tutta la tradizione medievale è giunta fino a noi senza nessun filtro? No, esiste un filtro, cosa che era evidente dall'aspetto retorico della domanda, naturalmente, ma esiste ed è il Medioevo che inventa per noi il Romanticismo, il Medioevo che inventa per noi l'Ottocento. Il Medioevo è un'invenzione romantica per una serie di motivi complessi, io qui naturalmente semplificherò, però lo è davvero, ed è un'invenzione romantica che però a mio parere in realtà in buona parte si è protratta per tutto l'Ottocento, si è protratta nel Novecento, anche se naturalmente assumendo alcune valenze diverse o prevalenti, e tuttora in realtà viene da noi condivisa e da noi apprezzata, perché è un'invenzione romantica, appunto per una serie di motivi complessi, ma certamente c'è una dimensione politica, per cui alla fine del XVIII secolo vi sono una serie di fenomeni, quindi la fine, il crollo, la lenta erosione del cosiddetto ancien régime e il nascere di una serie di istanze politiche che possiamo chiamare in senso ampio, nazionalista, comunque di ricerca delle radici, ricerca delle origini. Mi permetto di interromperti subito, perché ho visto che le immagini, invece di partire pesantemente con le damine e i cavalieri che sono, diciamo, soprattutto di tua competenza, in realtà stanno mostrando quelle che sono le immagini del medievalismo politico.